il divisionismo a Tortona. La Fondazione Cassa di Risparmio accoglie opere d'arte del divisionismo, corrente pittorica di fine Ottocento entrata nel nord Italia come emanazione del puntinismo francese. Tra i pittori di spicco il tirolese Segantini o l'alessandrino Pellizza da Volpedo, di cui nella sala a lui dedicata è esposta tra le altre l'opera Il Ponte, olio su tela del 1904. Cos'è il fenomeno pittorico del divisionismo? Leggere il colore in un quadro è un fatto soggettivo, dipende dall'occhio che lo osserva e che, osservandolo, lo interpreta come fatto emotivo. Ma il colore, oltre che sensazione visiva, è anche un fatto scientifico. Infatti, dai colori primari hanno origine i colori secondari come il verde, che diventa verde dall'accostamento dei due colori primari giallo e azzurro. Dai principi scientifici alla ricerca pittorica. L'arte, tra fine Ottocento e il Novecento, diventa colore spezzato, diviso, divisionismo, appunto. Tecnica di piccole pennellature e puntini accostati, non sovrapposti, per permettere alla luce di inserirsi negli spazi e far risaltare nel colore i soggetti. I soggetti delle opere dei pittori del divisionismo attingono al mondo della natura o al mondo del lavoro nelle campagne o nelle città, in cui le macchine hanno cambiato il sistema sociale e la vita della gente che non è sempre soddisfatta. Esprime disagio e contestazione, per esempio, il quarto stato di Pellizza, quadro che, oltre ad essere esposto al Museo del Novecento di Milano, è diventato un murales a Volpedo, la città di Pellizza. Il murales rappresenta un popolo di cittadini di Volpedo che Pellizza ha messo in marcia dietro a un sindacalista per chiedere un futuro in cui i diritti dei lavoratori fossero rispettati. Diritti per tutti, donne incluse. Presto verrà, su compagni liberi sorgiam, su compagni sulla fronte alziam, già splende il sol dell'avvenir, già splende il sol dell'avvenir, di pace e libertà glorioso il sol risplenderà, di pace e libertà glorioso il sol risplenderà.